ci vuole molta sapienza per capire che questa riforma aziendalista è una riforma che va in senso contrario all'idea di scuola democratica, che guarda i cittadini come esseri umani uguali, di pari dignità e di pari diritto. Già il concetto di meritocrazia è un concetto apparentemente virtuoso che cela una concezione di classe. I cittadini democratici che rispettano la Costituzione non vogliono una scuola meritocratica, ma una scuola democratica, dove i più fragili vengano portati ai più alti livelli della cultura, i più deboli, non i più dotati, ma i meno dotati.